Mamma mia ragazzi, ma che cosa abbiamo assistito nei minuti finali? Rossa d'Alessandro, doppio giallo dalla panchina, ma come si fa? E regà, due rigori non dati al Verona. Io non voglio fare polemica in questo video, magari poi riguardandoli bene, ci rendiamo conto che effettivamente è giusta la decisione, ma secondo me ragazzi, a occhio, il primo è netto perché, si deve attuare lo stesso metro di giudizio, lo stesso regolamento per tutte le squadre, perché a volte si dice, il braccio è largo, però è involontario, giusto non dare rigore nei casi della Juve, però, ci sono altre volte che si dice, braccio è largo, assolutamente largo, e allora calcio di rigore netto, indipendentemente dalla volontarietà, il secondo, regà, secondo me è un intervento pazzo di Bonucci, perché è vero che il giocatore avversario va a cercare la palla e la alza, ma Bonucci veramente, regà, non si è regolato e secondo me è qualcosa di vergognoso. Poi, i meriti vanno dati anche alla Juventus, parliamoci chiaro, perché comunque hanno vinto l'ennesima partita di fila, sono 5 vittorie consecutive senza tra l'altro prendere gol, quindi stanno dimostrando di essere una grande squadra in salita, ragazzi, che parliamoci chiaro, sono saliti, mo sono terzi in classifica aspettando la Lazio stasera, insomma, stanno marciando per bene, avevo ragione io, è una Juve che a livello d'organico è veramente tanta roba, quindi le altre sono in difficoltà quando affrontano la Juventus, anche se oggi a me il Verona di Bocchetti è piaciuto, è un allenatore che da quando è arrivato ha perso tutte le partite, ma è stato anche sfortunato, parliamoci chiaro, se oggi andavano bene quei due episodi di rigore, se comunque non avesse perso tutte quelle partite per un gol, ma comunque ci si è messa la sfortuna, regà. Bocchetti avrebbe fatto sicuramente molti più punti. Invece il Verona si trova penultimo, se non sbaglio, con 5-6 punti. Una roba imbarazzante per la qualità che ha la rosa, perché non sarà una grande squadra, parliamoci chiaro. Però secondo me gli interpreti interessanti li hanno. È stata una partita comunque a livello di intensità bella, bella, mi è piaciuta, ragazzi. La Juve vince di corto muso, ma le occasioni ci sono state per entrambe le squadre. Il Verona era partito comunque bene, a testa alta, con orgoglio, con qualità, in pressing sui portatori di palla e hanno messo in difficoltà spesso e volentieri la Juventus, ragazzi. Il primo tiro arriva dopo 3 minuti con Sulemana, centrocampista che oggi si è mosso bene, veramente bravo in mezzo al campo, con qualità, con raffinatezza, è andato vicino al gol del vantaggio. Poi una conclusione di Lasagna in termini di fase realizzativa, ecco, e la blocca Perin, che tra l'altro, se non sbaglio, oggi ha compiuto gli anni e gioca da titolare. E regà, a parte questi due tiri, la parata di Montipò su Milik sul tiro centrale e una grande parata del portiere del Verona su Locatelli a tiro a giro da fuori area, diciamo che appunto la partita è stata bloccata a livello tattico e conclusivo perché i tiri sono stati veramente pochi, però ragazzi ho visto veramente tanta intensità perché appunto Verona ha messo in difficoltà la Juventus, che però ha tenuto di più palla e appunto è stata solamente bucata dalle ripartenze avversarie e hanno creato pericoli ovviamente per la retroguardia difensiva giallo-blu in termini proprio di lotta, perché appunto hanno dovuto fare una partita di super sacrificio, no? I ragazzi di Bocchetti, che comunque hanno chiuso bene gli spazi e quindi non hanno lasciato alla Juventus tutta la libertà del mondo per far male, e comunque ci sono riusciti. Complimenti, perché regà, comunque non era facile. Dopo la prima parte di tempo, diciamo che la Juve che ha predominato il pallino del gioco e appunto però ha trovato sempre la muraglia avversaria. Nel secondo tempo, regà, la sblocca appunto Ken, ma parlando in termini di gioco, no? E di occasioni non è che ce ne siano state tante, diciamo che è stata una seconda frazione dove comunque abbiamo visto, no? Che ci sono state molte interruzioni per via dei falli, il rosso d'Alessandro, e la punizione poi del Verona, appunto i due calci di rigore dubbi con il VAR che ha provato ad aiutare il direttore di gara, insomma gli episodi ci sono stati, anche se poi la partita non ha brillato come nel primo tempo a livello di intensità, la Juventus che però si è
si è comunque confermata nella seconda frazione in termini appunto di possesso palla e appunto di trazione interiore, perché secondo me la Juve ha puntato tanto sulla verticalità. Diciamo anche il Verona, hanno provato a verticalizzare spesso nel primo tempo in particolare, però poi la Juventus ha continuato perché appunto sono arrivate anche le giocate dei singoli, ok? Milik ha cercato poco, diciamo, no? Perché non è che ha controllato molto bene la palla oggi. Però ragazzi, poi la Juventus quando mette dentro Di Maria, quando comunque ha giocatori interessantissimi, quando, scusate, Ken viene da un periodo molto negativo e riesce comunque a segnare, perché lui è spesso e volentieri criticato, ma ragazzi risponde sul campo, quando è giornata segna il gol dell'1-0 in campo aperto, la Juventus arriva sotto porta con tre passaggi ragazzi, con Rabiot scatenato di partenza, che serve Ken ragazzi, che si muola verso la porta avversaria, tiro, deviazione e regà, clamoroso, ma c'è la parata e poi la palla che va dentro di Montipò, che ha provato a salvare il risultato. La Juventus ha faticato nella costruzione comunque, perché c'è da dire che il Verona appunto è stato bello attento, compatto, e ad entrambe è mancata la giocata finale per sbloccare la partita, poi c'è riuscita comunque la Juventus, che ragazzi fa quel che deve fare, vincere, convince, diciamo, in termini di difesa, perché non è che abbiano subito più di tanto. È stata una partita comunque dove abbiamo visto il Verona lottare con sacrificio, con orgoglio, e ci hanno provato con la qualità di Lasagna, che ha provato comunque ad andare in velocità, a scattare tra le linee, anche se poi la Juventus in difesa, secondo me, è stata alquanto top. Noi ci vediamo alla prossima, lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!